la storia del fiore che cresce in un campo, in un prato, Un fiore? è saldo nel terreno, non può muoversi, vorrebbe spostarsi, ma non può. Andrea, come va? Tutto Molto bene. bene? Tutto bene. Brava una! Si è detto come una capra. Andiamo? Andiamo. Raccogli, raccogli! Vai! No! Cosa stai facendo? Non vedi che c'è il fiore? Mi ha detto fermati che quel fiore lì è prezioso. Con il suo badire ha maltrattato un po' il fiore. Io non volevo maltrattarlo il fiore, volevo solo tirarlo su, perché lo volevo fare camminare, volevo farlo rivivere. Volevo andare in giro come vado io in bicicletta alla mattina presto. Mi viene da dire che il fiore sta fermo perché le radici non lo permettono di muoversi. Non ci può essere sempre fermo. Piange perché lui è lì fermo, vedi gli altri che vanno in giro, che vanno a... Radici significa molto, l'amore per la famiglia, l'amore per gli altri, un qualcosa che amo la famiglia. Io amo la famiglia e ce la vivo con tanta l'anima. E chiamo la persona che amo qui al mio fianco, io la amo questa persona. Innamorano e dopo c'è si devono staccare, scusa, dalle radici si staccano, scusa, si vanno vicini. Questi fiori innamorati che non possono staccarsi sono tormentati. Tutte le piante che si possono spostare perché una volta tolto dal terreno si possono rimpiantarle. Sì, l'uomo fa questo gesto d'amore per le Hanno piante. bisogno di cure. Un amore può essere curato solo con un altro amore. Un amore non si può curare perché non è imprevedibile. È come una persona tra due persone innamorati, non si vede l'amore. L'amore non è concreto, è astratto. L'astratto non va curato perché non puoi toccarlo, non puoi vederlo, però lo puoi percepire nei sensi, in che senso? Percepire attraverso un gesto affettuoso, un abbraccio. Perché l'amore non nasce da un pezzo di foglio scritto ti amo e ti voglio bene. L'amore nasce dai fatti.